imprevista peraltro proprio contro Santo Serio, come abbiamo ricordato il 20 novembre dello scorso anno. Era assolutamente favorito Alessandro Duran a quell'incontro, avrebbe dovuto rappresentare soltanto una tappa di avvicinamento alla disputa del titolo europeo. Non andò così, lo sappiamo, ed ora Duran tenta di riprendersi il titolo contro Santo Serio, che peraltro ha dimostrato di meritare la cintura tricolore, ha meritato insomma di sedersi sul trono più alto della categoria. Santo Serio, il campione, pantaloncini bianchi con guarnizioni celesti, Alessandro Duran, pantaloncini neri con guarnizioni oro. Ricordiamo Colonia Rocco Agostino per Alessandro Duran, Colonia Ghelfi per Santo Serio, che comincia subito a sprombattuto. Il sinistro di Santo Serio, pugile che combatte, vedete, in guardia destra, cioè protendendo in avanti il destro. Nell'incontro di Cassino fece la differenza, si stampò più volte sul viso di Alessandro Duran, che soffrì più del previsto proprio l'irruenza e la precisione nella circostanza dello sfidante. Ora Santo Serio ha cominciato questo incontro di rivincita con la stessa velocità, con il suo sinistro che tenta sempre di fare breccia della guardia di Alessandro Duran, che è sicuramente pugile più tecnico ma altrettanto sicuramente meno aggressivo. Avanza l'altro di incontro. Le mani. Molto veloce nei suoi colpi, Serio. Avanza. Ora sinistro di Serio preciso al volto di Duran. Un colpo che, ripetiamo, ha fatto la differenza nel primo incontro tra i due. Ora Santo Serio sembra ricordarsi bene di quanto accaduto poco meno di 7 mesi fa e si ripropone con questo colpo, che peraltro lancia con estrema disinvoltura, con naturalezza massima. Buono il destro di Duran. Ecco Alessandro, è riuscito questa volta a schivare ancora il sinistro dell'avversario ed è rientrato prontamente. È tutto lì l'incontro. Se Alessandro Duran riuscirà a schivare i sinistri di Santo Serio, l'incontro potrà poggiare dalla sua parte. In caso contrario, per il campione in carica, il buono il destro di Duran intanto sarà ancora una riconferma. E il destro, dicevamo, di Alessandro Duran d'incontro a vuoto ancora con il sinistro Santo Serio. Una seconda parte di questa prima ripresa favorevole ad Alessandro Duran, che è riuscito a schivare i sinistri del campione in carica e rientrare con due destri non potentissimi ma estremamente precisi. Ed è una prima ripresa molto interessante, molto bella, una prima ripresa tuttavia in parità, una prima parte di primo round in favore del campione Santo Serio, che ha iniziato il combattimento con estrema grinta, con molta determinazione. Una seconda parte invece che ha visto Alessandro Duran ricompattare le idee, riuscire a schivare alcuni dei sinistri volanti decisi del campione e rientrare a sua volta. Un incontro peraltro che si preannuncia estremamente interessante proprio per le caratteristiche diverse dei due contendenti. Più aggressivo, mentre intanto vediamo il regista Umberto Ortici ripropone. Ecco, eccellente la schivata di Alessandro Duran e il rientro con il destro, e possiamo sicuramente dire l'azione più interessante dal punto di vista tecnico della prima ripresa. Ricordiamo l'arbitro è il signor Todaro di Taranto, i giudici Carozza e Cherchi, e siamo alla seconda ripresa. Titolo italiano dei pesi welter tra il campione Santo Serio, che vediamo in pantaloncini bianchi, e lo sfidante Alessandro Duran. I due si sono già incontrati, lo ricordiamo ancora, nel novembre scorso. Allora il campione era Duran, che venne sconfitto dall'allora sfidante Santo Serio, che ora difende il suo titolo. Un titolo difeso già una volta contro Riotta,
un incontro non impegnativo per Santoserio, che seppe difendere il tricolore con estrema facilità, vincendo per KO tecnico alla quarta ripresa. Ancora un destro di Duran. Vai avanti, avanza, avanza. Comunque appare un Alessandro Duran diverso, quello di questa sera, rispetto avanza. Al novembre scorso. Si trattò allora di un Duran impacciato, legato. Questa volta sicuramente Alessandro sta facendo vedere, almeno fino a questo momento, siamo alle primissime battute del match, il meglio del suo repertorio. Ancora vuoto Serio e ancora rientra Duran. Avanza sulla tua sinistra. Senza scambi. Nel primo incontro ci si mise anche una ferita per Alessandro Duran, ma ricordiamo ancora che l'incontro vide comunque Serio avere una discreta superiorità. Via, via! Si gira Serio. Che cazzo vuoi che si gira? Vuoi che si gira? Si gira ancora Santoserio. Un po' di ostruzione da parte del campione italiano. Passa ancora sotto il sinistro del campione Alessandro Duran. L'abito Todaro richiama di nuovo il campione, ruba il tempo Duran a Serio, che ha sempre il suo sinistro in agguato. Ecco, vedete, ancora schiva il sinistro e rientra Alessandro Duran. Sembra essere il motivo ricorrente di questo incontro, i sinistri di Serio. Ancora il sinistro segno questa volta, non riesce a schivarlo Duran. Questa volta vanno sul guantone dello sfidante. Si scontrano i colpi dei due contendenti. La tua sinistra! A vuoto Serio. Di striscio. Destro di Duran. Ancora a vuoto. E termina anche la seconda ripresa. Una seconda ripresa con una leggera prevalenza di Alessandro Duran, che è riuscito a far vedere qualche cosa di più interessante in questi secondi tre minuti di pugilato. Ha piazzato, specie sul finire, alcuni dei suoi sinistri Serio, ma senza la dovuta precisione. Comunque ha dato l'impressione Duran di essere sulla strada di prendere le misure al proprio avversario. In più di una circostanza il sinistro di Serio è andato vuoto e contemporaneamente Alessandro Duran è riuscito a rientrare con il suo destro. Intanto Umberto Orti ci ripropone alcune immagini della seconda ripresa. Vediamo un sinistro a vuoto, ancora il destro di Duran che rientra. Lo abbiamo detto in telecronaca diretta, è un po' il motivo ricorrente di questo incontro valido, lo ripetiamo, per il titolo italiano dei pesi welter. È la seconda ed eccoci alla terza ripresa. Ancora invitato a non girarsi Serio dall'arbitro Todaro. Interviene l'arbitro Todaro, i due erano in clinch stretto. Parato dal guantone di Alessandro Duran il sinistro di Serio, che ora giunge parzialmente a segno, poi lo schiva. E tutto qui l'incontro, comunque lo ripetiamo ancora, il destro di Duran pesante questa volta. Ancora Duran tenta di anticipare l'avversario, poi schiva il sinistro, non riesce a riarrivare completamente a segno con il suo destro. Sinistro dritto di Serio, trova oltre al volto anche il guantone di Duran. Destro l'incontro! Schiva ancora Duran. A vuoto il sinistro del campione, rientra bene Duran. Anticipalo, anticipalo!
A vuoto ambedue i pugili. Assegno Santosedo questa volta col sinistro, sanguina dalla bocca Duran. Destro di Duran, non potentissimo. Un incontro tuttavia che si pronuncia anche estremamente duro per ambedue i pugili. Schiva Duran, poi rientra, ma deve, è comunque costretto ad assorbire un destro sinistro del campione. Via due denti di destro! Il destro! Ancora serio, si lancia sull'avversario. Destro lì contro lì! Ancora serio, va a vuoto questa volta, rientra Duran molto bene. Comunque l'aggressività del campione in questo momento sta facendo la differenza in questa terza ripresa. Buono il destro di Duran intanto, ancora il sinistro di Duran che ferma l'avanzata del campione. Tenta l'1-2, Alessandro Duran a vuoto. A vuoto anche serio ora in questo tentativo di assalto. Sinistro appoggiato da parte di Serio che poi insiste nella sua azione e termina la terza ripresa, una terza ripresa che il campione si aggiudica. Ha avuto una eccellente attività soprattutto nella prima parte, nella parte centrale della terza ripresa Santo Serio. Soltanto sul finire del terzo round Alessandro Duran è riuscito a contrare con più concretezza il proprio avversario. Una ripresa questa terza, ripetiamo, per il campione inquadrato. Ora siamo passati all'angolo di Alessandro Duran, dall'incontro peraltro fino a questo momento dopo tre riprese e su un piano di assoluta parità. Una seconda ripresa che ha visto prevalere Alessandro Duran lo sfidante, una terza ripresa invece quella appena terminata che ha visto il campione rientrare e riproporsi sui livelli di rendimento abbastanza alto peraltro, puoi dire. Un incontro comunque che si preannuncia, l'abbiamo ripetuto, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, abbastanza duro. Il ritmo è altissimo da parte di ambedue gli atleti. Ed eccoci alla quarta ripresa. A bordo ring insieme alla mamma di Alessandro Duran non vi è questa volta Massimiliano, in piena preparazione in vista della disputa del titolo europeo in programma intorno al 20 giugno a Ferrara. Sinistro di Serio a segno, un colpo non pesante questa volta ma comunque sul volto di Duran, che non sembra voler lavorare maggiormente con il jab. Destro di Duran, parzialmente schivato da Serio. Sinistro di Duran a vuoto Serio, rientra Alessandro. Ancora vuoto il sinistro del campione, rientra lo sfidante. Due sinistri, due! Assegno Serio. Santo Serio in questi ultimi scorci di combattimento, vedete il sinistro riesce ad arrivare a segno ma ora deve incassare un destro d'incontro da parte di Duran. Si scontrano con la testa i due pugili, ricordiamo che è proprio uno scontro e questa volta sembra Serio uscire dallo scontro con le due teste, con una leggera ferita al sopracciglio sinistro. E quando carica molto il sinistro Serio va a vuoto in quanto Duran lo vede partire il colpo e lo schiva, per cui è costretto Serio a non caricare troppo il sinistro per arrivare a segno. È una fase molto delicata questa del combattimento, dallo scontro con le due teste provocato peraltro dal campione, lo stesso campione è uscito con una leggera ferita al sopracciglio sinistro.
La ferita non appare, vederla così da lontano molto grave. Ancora un sinistro da parte di Duran Assegno. Se la prende con l'arbitro, serio, a viva voce, ha qualcosa da dire nei confronti dell'arbitro. Lo richiamava a non presentarsi davanti al suo avversario con la testa protesa in avanti. Si lascia andare anche a qualche espressione poco corretta nei confronti dell'avversario, il campione italiano. Peraltro occorre dire che è stato serio a portarsi in avanti con la testa. Ora non si riesce a distinguere se il campione si è ferito da una parte del volto o dall'altro, da ambedue. Ora il sinistro va a segno, ancora la testata, ma occorre dire che è santo serio che si porti avanti con la testa. Ora non comprendiamo, è un richiamo? No. Ah no, viene chiamato il medico di servizio, il dottor Cupelli di Cosenza. Un momento delicato dell'incontro, occorre la massima calma da parte di ambedue i pugili. Ecco, vedete il volto drammaticamente sanguinante di Serio. E il dottor Cupelli che sta tentando di controllare le ferite e ora parla con l'arbitro. Il medico di servizio, ricordiamo Cupelli di Cosenza, a colloquio con Todaro, si stanno consultando. In effetti le ferite sono su ambedue le sopracciglia, su ambedue le arcate. Ora un consulto tra l'arbitro e il medico e finisce il combattimento. Finisce il combattimento, la vittoria per ferita va ad Alessandro Duran che torna campione. Anche Alessandro è sanguinante, una leggera ferita in fronte. Comunque occorre dire, anche se i fischi degli sportivi presenti qui a San Mango si fanno sentire, occorre dire che molto spesso è stato proprio santo serio a proporsi in avanti con la testa. Ora vorrei pregare cortesemente il regista Umberto Orti di riproporre alcune immagini prima di questa ultima ripresa per poter meglio controllare quanto accaduto negli episodi e soprattutto nel primo episodio che ha procurato la vittoria di Alessandro Duran nella sconfitta per ferita del campione santo serio che perde così in maniera abbastanza sfortunata il proprio titolo italiano. Un epilogo per cui imprevisto la quarta ripresa. Un epilogo che lascia un po' l'amaro in bocca. In ambedue le tifoserie. Ora alcuni tifosi di Santo Serio rivolgono epiteti poco simpatici ad Alessandro Duran, ma ecco, rivediamo intanto il destro di Alessandro, il sinistro di Santo Serio a vuoto, ma in questo momento non vi è ancora alcuna ferita. Ecco, molto bene, andiamo avanti ancora, vediamo, ecco. E sì, beh, è la testa di Santo Serio, in effetti. È Santo Serio che va a battere con la testa contro il volto di Alessandro Duran. Nella foga è il campione italiano che va a sbattere contro la testa di Alessandro Duran e si procura la prima ferita al sopracciglio sinistro. Questo a onor del vero, è anche tranquillità, se così possiamo dire, per Santo Serio. Ecco Alessandro Duran, va a salutare sportivamente l'angolo e anche il proprio avversario. Un risvolto questo che va a tranquillizzare anche un po' tutto l'ambiente. Alcuni sostenitori di Santo Serio si erano rivolti pochi minuti, tre riprese e mezzo. Colonia Agostino.